Ecco, perché è necessario riappropriarsi delle istituzioni. È necessario che le istituzioni oggi più che mai vengano consegnate a persone che vogliono fare un'esperienza politica come servizio e non come approfittamento. Persone che non hanno bisogno della politica per sistemare i propri affari, che comunque non lo vogliono fare, non lo debbono fare. E questa è la ragione perché noi abbiamo imposto una regola, che insieme al certificato elettorale si presenti anche il certificato penale. Ed è una regola non perché abbiamo la fisima, ma perché è bene che dentro le istituzioni ci siano persone di cui essere onorati e orgogliosi. Ma non lo dico solo io, l'ha detto ieri il Presidente della Repubblica Napolitano. Quando ieri ci ha ricordato, avete sentito i telegiornali, vedrete il giornale stamattina, ci ha ricordato che in effetti non è che c'è un bel esempio dentro le nostre istituzioni. Qui ultimamente, se non c'hai qualche procedimento penale in corso, il sottosegretario mica lo puoi fare. Ma devi avere un bel pedigree per fare il ministro. Se poi addirittura sei uno che dovresti essere condannato perché i tuoi complici sono già stati condannati, allora puoi fare anche il Presidente del Consiglio. E però, il problema, ripeto, è tutto ciò che a valle si sta producendo in questi ultimi tempi che ci deve preoccupare. Noi dell'Italia dei Valori credo che abbiamo dimostrato in questi pochi anni, siamo un partito post-ideologico, nato nel 2000, quindi quando Berlusconi ci dice quelli sono di sinistra, dipende cosa vuol dire. Cioè, a parte il fatto che non è un'offesa in sé, uno può essere cattolico, non cattolico, laico, di sinistra, repubblicano, l'interessante è che sia una brava persona, poi dopodiché si può avere delle idee diverse. Ecco, noi vogliamo essere delle brave persone e vogliamo chiedere il voto e cercare di portare dentro le istituzioni persone dalle mani pulite. Si chiama comunista questo? Non credo, tanto è vero che parecchi comunisti si sporcano le mani pure loro, ma ci sono tante altre persone che non sono comuniste e non si sporcano le mani. Vorremmo che questa formazione politica possa rappresentare oggi un'alternativa, perché noi siamo stati quelli che in questi 10 anni hanno saputo dimostrare più di tutti come si fa opposizione. Oggi come oggi, diciamo la verità, molti più cittadini di ieri sanno dell'anomalia berlusconiana e della degenerazione che questo sistema porta. Parlava prima il professore di 10 anni dura il cancro. Il problema di fondo è che in questi ultimi 10 anni c'è stato un cancro sociale che si è che ha occupato le istituzioni. Cioè il vero cancro stanno dentro le istituzioni e sono quelli che utilizzano strumentalmente l'istituzione per se stessi. Ebbene, noi abbiamo dimostrato in questi anni con la nostra opposizione che è l'unico modo democratico per informare i cittadini, raccogliere le firme per il referendum, farsi sentire all'interno del Parlamento, andare per televisione a denunciare i fatti come stanno. Io tante volte mi sento dire in giro persone che mi dicono però tu urli troppo, ma io dico guarda che io è passione, non è rabbia, però non dovresti, va bene, io sbaglio a urlare, ma è giusto o sbagliato quello che dico? No, hai ragione, però urli troppo. Vabbè, allora cerca di prendere la ragione e cerca d'ora in poi di non mandarci quelli che invece urleranno poco ma si fottono molto, perché quello è peggio. Allora, io sto cercando di mandare un messaggio per far capire che questa Italia dei Valori, che in questi anni è stata quella che ha saputo, potuto fare opposizione nel senso vero, senza compromessi, oggi è pronto per costruirla l'alternativa. Siamo convinti che l'alternativa bisogna costruirla all'interno di una coalizione, ma valutando i meriti, perché non è che passando dal Berlusconi al Berluschino ha risolto il problema, e non è cambiando la sigla del partito, se poi ci stanno gli stessi personaggi, risolve il problema. Questa idea, io vedo, ogni volta che ci presentiamo alle elezioni, tutti ci chiedono, noi dell'Italia dei Valori, dai stai con noi, perché insomma tutto sommato poi alla fine Italia dei Valori sarà pure ostico, ma è un partito che è bello presentarlo agli elettori, ci sta pure l'Italia dei Valori, quindi siamo per bene, e quindi ci mettono il timbro con la nostra faccia. Dopodiché però se gli dici vabbè, allora ci vogliamo assumere la responsabilità di guidarlo questo riscatto, per esempio anche a capo, no, è un po' come quando a me hanno chiesto
l'ultima volta diceva, cosa facciamo fare a quelli degli italiani? Ma magari possiamo dargli il Ministero della Giustizia. No, giustizia no. E perché? Magari funziona pure. Ah, ecco. Cioè, voglio dire, magari l'Italia dei Valori la vorremmo nella coalizione a capo. Ah, dico, vabbè, allora ci mettiamo il professor Padre Nostro. No, per l'amore di Dio, quello lì è quadrato. Vabbè, allora, abbiate pazienza. Questi siamo noi. Siamo gente che non scendiamo a compromessi. Oh. Certamente, il delinquente non gli conviene votarci. Ma noi vogliamo parlare alla gente per bene, a quelle persone che magari sono costretti a subire delle vessazioni, sono costretti a chiedere per favore quello che è un loro diritto. Allora, vogliamo rappresentarle queste persone per bene che da soli non possono farcela, ma abbiamo bisogno della vostra forza per rappresentarle, anche qui a capo. Perché è chiaro che se non ci siamo dentro, come facciamo a far sentire la nostra voce? La differenza fra noi e il movimentismo, diciamo così, di protesta, che pure si presenta in qualche parte, anche qui in Campania, è tutto qui, che noi vogliamo entrare dentro l'istituzione per cambiarla dall'interno, in modo democratico, chiedendo l'autorizzazione ai cittadini, se non semplicemente con una protesta da adesso fino al 16 fino a domenica, il 16 di maggio. Vorremmo da voi l'autorizzazione a poter stare dentro l'istituzione, anche dentro il Consiglio Comunale di Capua per i prossimi 5 anni. Perché su alcuni temi fondamentali, alcuni vi è stato detto dal nostro candidato sindaco, vorremmo far sentire la vostra voce, la nostra voce. Vorremmo che alcune tutele ambientali, e in tutti i sensi anche quelle etiche di vivibilità urbana, siano rispettate. In questo senso abbiamo bisogno di stare lì, perché se facciamo solo protesta al di fuori non gliene frega niente a nessuno. Ormai, rispetto a prima, ai tempi miei in cui c'era Mani Pulite, l'inchiesta Mani Pulite, c'era almeno il limite della vergogna, adesso non c'è manco più quello. Adesso si sentono, non gliene frega niente che hanno dei problemi, o che lo fanno in modo sfacciato, ciò che non dovrebbero fare. Ecco, tutto questo ci impone una, diciamo così, ad avere un impegno in più, ad andare a votare domenica ed andare a votare anche il 12 e il 13 giugno, perché anche quello è importante. Io mi avvio alla conclusione su quest'ultima parte, che vorrei parlare un po' di situazione politica nazionale. C'è un pericolo democratico alle porte, perché abbiamo a che fare con un governo che ogni volta che c'è qualcuno che si permette di sentire e di controllarne l'operato, vuole eliminarne l'istituzione. Adesso ultimamente ha detto che vuole togliere potere anche al capo dello Stato, semplicemente perché si permette di sentire, vuole togliere potere alla magistratura perché si permette di giudicarlo, vuole togliere potere alla Corte Costituzionale perché non gli fa passare tutto, vuole togliere, ha tolto e sta accettando di togliere potere a voi di votare, semplicemente perché ha fatto un sondaggio che gli ha detto che il referendum sul nucleare farebbe vincere ai cittadini che non vogliono le centrali nucleari. E fra poco, quando farà un sondaggio, scoprirà che i cittadini non vogliono più neanche lui al governo, non ci farà neanche più le elezioni politiche se si va avanti così. C'è un pericolo democratico alle porte. Ed ecco perché noi dobbiamo cercare in questo momento di dare forza a quelli che sanno fare resistenza, che hanno dimostrato che non si piegano, e se permettete io l'ho dimostrato, perché a me, io sono stato il primo a cui ha offerto il posto da ministro dell'interno, ve lo ricordate, le persone che hanno qualche capello in meno, 1994, la prima cosa che ha fatto mi ha offerto il posto a fare ministro degli interni. Io mi sono ricordato il vecchio detto dell'AIDS, se lo conosci lo eviti, quindi... ha adottato il metodo boffo, cioè quello delle calunnie, della diffamazione, del dossieraggio, ma questo è tipico di un regime. Ecco, questo che io voglio dire, rispetto a tutto questo, noi dateci forza non solo a livello locale, ma anche attraverso questi buoni risultati che a livello locale possiamo avere, per avere più forza anche a livello nazionale, per costruirla questa argine democratica, questa invadenza di regime. Perché fra poco, dal ridicolo passiamo al drammatico. Allora che sia un messaggio politico, oltre che amministrativo, sia queste elezioni amministrative, sia il referendum del 12 e 13 giugno. Un appello al voto che io sono venuto a fare qui, con umiltà ma con determinazione, a favore dell'Italia dei Valori, a favore di Mario Paternostro, a favore di una squadra che lo fa perché crede che la politica sia un servizio ai cittadini. Ecco, noi siamo disposti a farla, anche a pagarne le conseguenze, ma dateci la forza di farlo. Grazie.
Presidente, volevo farvi notare, quelle persone sono dei signori rumeni, stanno senza acqua e senza luce, nel campo è tutto ad arte maliziosa, chiamiamolo così per essere vezzeggiativo, del nostro sindaco. Il commentatore del TG3 ha dichiarato che ci dobbiamo prima vergognare come uomini e poi come cittadini. Grazie.